Diciamo comunque il fatto che siamo costretti a ridurli è indice del fatto che abbiamo necessità di fare altri incontri che infatti dobbiamo programmare, sono nel, diciamo, sono nella nostra, è nella nostra intenzione, no? Esercitare nei prossimi mesi. La parola non sia una pausa che ognuno fa, valuta liberamente, diciamo. Riccardo Sonnino. Sì. Rapidi, rapidissimi, perché il politico spinge giustamente e mi dispiace di non aver potuto dare una collaborazione ai tavoli, ma io sono ancora operativo su territori che poco, a pochi chilometri da qua soffrono tutto quello che potete immaginare, forse anche di più. Non è passata nemmeno 4 giorni che ho pianto un collega in caduta insieme a altri collaboratori del 118 per un codice verde o giallo, per dirsi voglia, abbiamo perso 6 persone, compreso il paziente, quindi momenti di riflessione ce ne abbiamo tanti. Io mi occupo di emergenza, essendo stato direttore della centrale operativa del 118 e contestualmente di territorio e malati critici e quindi di hospice. Sono io responsabile della prima delibera che ha istituito gli hospice nella regione Lazio, copiando da paesi poveri e quindi non necessariamente da paesi scandinavi o anglosassoni, dove la cultura della palliazione, cioè delle cose semplici e utili, è molto più sviluppata che nel nostro paese, dove facciamo molto spesso cose completamente inutili e che non danno nessun soddisfacimento al paziente. E la mia relazione sarà breve perché credo che serva solo uno spunto di natura politica, perché io ogni tanto mi ricordo che facciamo parte anche di un contesto politico, cioè è inutile che diciamo quante belle cose si fanno nella regione Lazio poi quando queste cose oggettivamente non si fanno, ma è anche altrettanto utile dire quello che di buono si fa. Io personalmente sull'anziano fragile ho una riflessione: il single quarantenne non sposato e senza famiglia che si rompe una gamba è un giovane fragile o è uno che ha bisogno, come dire, di una particolare attenzione, oppure è solo un giovane sfigato? No, questi sono punti di riflessione. Il nostro compianto Dario Fo non era un anziano fragile, un anziano molto più strutturato di noi, che nonostante l'età poteva insegnare ancora a molti adolescenti a come vivere, no? Quindi attenzione alle definizioni, quello che io temo sono gli acronimi, le sintesi, le definizioni standard che servono per un linguaggio che non è oramai più utilizzato. Le famiglie non sono quelle di una volta, che vuol dire che se stai da solo in una casa perché sei rotto un femore, dove cazzo la vai? Indipendentemente dal fatto che se hai anche un figlio che ha 30 anni, ma è in carriera, sta studiando, sta all'estero, sei una persona fragile. Quindi cominciamo a dare delle definizioni che servono in quel momento a quella singola persona. Quindi tutto il resto a parte, fa un po' ridere, no? La commissione di valutazione, cioè, valutano tutti come stai te, ma sono sempre di meno quelli che ti aiutano a stare meglio, no? È un continuo di valore. Io vedo queste macchinette delle ASNA con tutta gente datata, quasi tutti frustrati perché vengono da professioni ospedaliere dove speravano di fare primari, invece ti mandano sul distretto e con la banda, con l'infermiere dei 120 kg vai a valutare qualcuno a casa di qualche cosa e poi scopri che io apro il frigorifero quando vado nelle case delle persone, non guardo manco il malato in prima battuta, voglio vedere se c'è dentro il cacio o il formaggio che cammina da solo per i vermi, oppure questa è la realtà, cioè, poi arriva il professore della valutativa che riempie la scheda, riempie il programma, nel frattempo quello c'ha la febbre e quando abbiamo attivato la domiciliare il paziente dove sta? A pronto soccorso e ricominciamo da capo. Le cure palliative hospice, malati sfigati, terminali, che vuol dire terminali? Cioè uno vuol dire terminale, vuol dire che stiamo con la clessidra a raccontare quanto tempo gli manca per defungere. Poi, come tipo Sant'Andrea, c'è un direttore che lucra sulle pompe funebri, no? Cioè questa è la meraviglia dell'organizzazione, no? Dobbiamo parlare anche di questo. La continuità. Tanto per essere una relazione che non segue le slide ma va da rota. Le cure palliative servono esattamente a fare quello che ha detto prima Romolo e quello che tutte le ASA hanno come statuto. Vi do una buona notizia, lo fanno. Lo fanno, perché se c'è una realtà che oggi ha dato segni contingenti, pratici, di funzionalità, è proprio questo.
E allora mi è venuto un dubbio, siccome me ne sono inventate nel Lazio, ho detto come mai funzionano? Funzionano perché la gente che ci lavora è un po' meglio di quelli che lavorano da altre parti. Non so perché non vengono selezionati in maniera particolare, ma sono un po' meno mercenari degli altri. Quindi se vanno a casa di un bambino o di una coetanea o di un anziano che sta male, hanno una predisposizione. Questa predisposizione ha un prezzo, non lo so, bisogna costruirlo. Il movimento politico crea anche predisposizione all'attenzione. E quindi ci si va per accessi stabiliti, ci si va anche per... Vedi, non mi vuole questo... È un lavoro di equipa trasversale, fate fatica a capire a casa di quel paziente se in quel momento c'è un medico, c'è un volontario, c'è un prete, non si capisce più niente, ma sicuramente quel paziente una risposta ce l'ha. Non fosse altro perché uno che grida di dolore, rompi i coglioni. Rompi i coglioni al condominio, rompi i coglioni alla famiglia, rompi i coglioni pure a noi. Quindi non possiamo andare a casa tenendo un paziente che soffre. Quindi le cure palliative funzionano anche per questo. Il sottoscritto è il più grosso spacciatore di eroina sotto forma di morfina che abbiate mai conosciuto in vita vostra. C'ho 4 pendenze penali per trasporto abusivo di stupefacenti. Questo è il paese italiano, lo vogliamo cambiare? Ce la facciamo a cambiarlo, serve la legge, serve l'asta, serve anche una questione di, come dire, di cultura. La normativa è vecchia, anche il 2010 non so se si può considerare vecchia, comunque ha dato dei risultati incredibili. I risultati vi dico subito: ci sono 1268 persone ricoverate in struttura residenziale hospice e scusate in domicilio, 317 in hospice. Ve ne siete mai accorti? Lo sapete che ci sono questi pazienti sparsi nel territorio? Non sarei manco lo sapete se non avete avuto un'esperienza personale. È il più grosso ospedale costruito negli ultimi 10 anni senza che ve ne siate accorti. Una meraviglia, no? Quanto costano? 202 euro per residenziale e 102, cioè praticamente niente. Se voi pensate che a casa del paziente arrivano professionisti, materiale, lettini, ossigeno, quello che vi viene in mente, farmaci, tutto quello di cui ha bisogno, arriva, quindi si può fare. Ha un impatto economico relativamente basso. Morale della favola, questo modello di assistenza si può estendere non solo ai pazienti terminali, ma a tutti, al di là della valutazione, no? Se a me si riduce il tempo d'assistenza, se c'è una frattura di femore, fa una riabilitazione 20 giorni e poi Dio vuole che cammini, no? Ma il sistema funziona. Qui è il problema politico, e sto per finire, pensa che relazione lampo, no? Che vogliamo fare questa salute? Vogliamo investire, no, vi assicuro, e ve lo do anche per certo, lo potete verificare, che il 100% dell'attività territoriale è in mano ai privati. Da quando c'è Badaloni come Presidente della Regione, ad oggi tutti, destra, sinistra, centro, quello che volete, è stato solo un dare all'esterno, outsourcing lo chiamo, avanti chi può. E a Roma chi c'era di avanti chi può? I palazzinari, i proprietari di cliniche, le cooperative, questo c'era, dare in outsourcing. Se la politica vuole avere un peso in questo frangente, quanto di questa fetta vogliamo recuperare al pubblico è una scelta politica. E quando parlo di questo, parlo di tutto, parlo di ambulanze, parlo di domiciliare, parlo di riabilitazione, ci ho comportato un elenco, e così ve le guardate un attimo, ci riflettete, quando andate a casa, dice, ma possibile, ma che ci ha detto questo? Ve lo dico io, leggete quelle voci, se le leggete, RSA, riabilitazione, diagnostica per immagini, ecografie, elettrocardiogrammi, laboratorio di analisi, medicina di base, la vogliamo fare una giornata sulla medicina di base, per medico di famiglia o no? Si illustra sconosciuta, 6-7 mila euro al mese, ci può dare una mano per migliorare e implementare, un po' di più, io, perché poi c'è la segretaria che è la moglie che viene scaricata, cioè un giro pazzesco di attività, se va a casa viene pagato, se non ci va viene pagato lo stesso. Vogliamo ragionare seriamente anche per la gratificazione professionale che ne trae il collega, no? Perché a crescita esponenziale zero, se è corto all'inizio dell'attività muore cretino. Allora vogliamo fare qualcosa perché queste risorse economiche e questa professionalità venga valutata invece che dire sempre tanto io ci vado solo per il timbro alla ricerca, fammi gli fare qualche altra cosa. Le cooperative, pazienti d'emergenza, è tutto in mano ai privati. Oh, svegliamoci, comunisti o ex comunisti o sinistrorsi, dove stanno? Cioè, qual è la battaglia? Torniamo al pubblico, di che? Quando? Come? Con che risorse? Svegli, è tutto in mano. Se oggi il privato chiude la seranda, come fritta, addirittura gli ospedali sono privati, ve ne siete accorti? Ma che campus biomedico è quello che vi ricorda?
Ma io non dico che lavorano bene o lavorano male, ma la scelta politica è già stata fatta prima di noi. Noi domani che vogliamo fare? Continuiamo così? Benissimo, si può fare, eh? Basta sapere come mai il privato sta bene, grazie a Dio, perché paga pochi dipendenti, perché lavori in nero, perché lavori in una maniera subalterna, perché non c'è progressione carriera, non c'è riconoscimento. Grazie, sono venuti tutti a fare privato con la battaglia. Lo vogliamo decidere un giorno noi che facciamo parte di un movimento politico, che cosa vogliamo fare di tutto ciò? Detto questo, la presentazione è finita, quindi la parola al politico.